E oggi se noi andiamo in Libia sarà il Vietnam nostro, ma se ci andiamo esclusivamente perché soprattutto la Francia spinge perché non ce la fa più a difendere i suoi interessi, tra l'altro che erano interessi una volta italiani e ora sono diventati francesi. E quindi chiede un aiuto all'Italia, così può giustificare internamente, vedete, anche l'Italia in via degli uomini, nell'opinione pubblica si cambia un po'. Bisogna costringere anche il Cairo a fare la sua parte, ma in questo momento al-Sisi non fa la sua parte, lo vediamo come si sta comportando anche sul caso Regeni, e ottenere un governo di unità nazionale. Se non c'è un governo di unità nazionale, qualsiasi intervento militare che viene fatto in Libia diventerà un Vietnam. Noi non possiamo accettarlo, non lo vuole l'opinione pubblica, e Renzi sta utilizzando una roba subdola, si è passati dalla guerra preventiva alla guerra a nostra insaputa, cioè sostanzialmente va a fare l'incontro bilaterale dalla D'Urso, il summit dalla D'Urso, e lì dice io con la guerra non c'entro niente, ma poi di nascosto piazza uomini, piazza truppe e inizia a muovere i militari italiani. Nell'assoluto silenzio dell'opinione pubblica e senza aver parlato al Parlamento della Repubblica. Oggi viene Gentiloni, si degna di parlare Gentiloni, ma ripeto, Renzi ha già fatto una bilaterale da Barbara D'Urso, hanno evidentemente coordinato le operazioni, ma poi a nostra insaputa stanno parlando. Barbara D'Urso, sì, infatti. Ma l'altro sono italiani. Quella è una questione complicata perché c'è l'intelligence di mezzo e io non ho delle informazioni ancora, anche perché oggi viene il ministro degli esteri. Io temo che come sempre la verità in questo paese è soggetta a interpretazioni in base alle nostre convenienze economiche di geopolitica. Si è visto con i Marò che li hanno rispediti in India, di fatto un rapimento in India per gli interessi commerciali Finmeccanica ed altri. Si è visto oggi con il caso Regeni, perché si sta zitti anche se c'è un nostro ragazzo ammazzato e torturato, e senza che oggi le autorità egiziane diano un contributo per scoprire la verità. Perché? Perché al-Sisi è un amico, perché c'è di mezzo l'ENI, c'è di mezzo il giacimento, e oggi anche con i due connazionali uccisi in Libia. Temo proprio che ci si comporti sempre in maniera suddita, sia sudditi rispetto a tutti, rispetto ai francesi, rispetto agli americani, rispetto agli interessi economici che l'Italia ha o aveva in Libia, ha in Egitto o ha in India. Il sistema è sempre quello, e Renzi non conta niente, cioè non conta niente, non li invita nessuno, c'è uno proprio che conta meno di Berlusconi. Io mai avrei pensato di dire una frase del genere, che Renzi conta dal punto di vista della politica internazionale meno. Sì, è andato in Francia, e che è andato a fare? Prima dice, nel suo bilaterale con Barbara D'Urso dice mai uomini, poi nel bilaterale in Francia dice però abbiamo un po' di fretta, adesso bisogna forse svegliarci perché ci vuole il governo di unità nazionale, ma i tempi non sono infiniti. Che sta facendo? Sta dando dichiarazioni per vedere l'effetto che fa. Questi lanciano notizie, 5.000 uomini qualche mese fa, Pinotti e Gentiloni, l'opinione pubblica si arrabbia, ritirano, ma intanto hanno tirato il sasso. E ieri così ha fatto la stessa cosa il Presidente del Consiglio delle banche e non dei ministri. Su Roma, qual è la prima cosa? Ma hai tanti problemi. Questo dovete sempre sentire, noi abbiamo un candidato sindaco, si chiama Virginia Raggi, abbiamo fatto delle consultazioni online e le priorità per noi essenzialmente è trasparenza, quindi gestione dei soldi dei romani, perché qua dobbiamo capire come siamo arrivati a 13 miliardi di euro di buffi, come si dice a Roma, 13 miliardi di euro, poi i trasporti che sono da terzo mondo a Roma, e la sicurezza quotidiana, il quotidiano, cioè qua non vengono potati gli alberi, non viene dragato il fiume. Cioè, il discorso è piove e ci scappano i morti a Roma, perché purtroppo è questo. Poi io non ho parlato 3 giorni fa perché dicono che uno che parla dei morti dell'albero addosso specula sui morti, io non ne ho voluto parlare, ma è oggettivo che hanno tagliato qualsiasi quattrino per la gestione ordinaria di Roma per mangiarseli, si sono divorati tutti. Delegare i cittadini come proponeva Giachetti può essere una soluzione. Giachetti chi? L'uomo di Rutelli? L'uomo di Renzi? Io posso commentare delle frasi di coloro che hanno distrutto, che hanno violentato la città. Il Partito Democratico ha raso al suolo Roma e si è visto anche il comportamento delle primarie. Fanno le truffe, mettono le schede dopate. Questa è una truffa vergognosa. Cioè, dopo Mafia Capitale, il primo azione politica durante le primarie qual è? Gonfiare l'esito per evitare che si parli di flop mettendo delle schede fasulle. Questo è il Partito Democratico, il Presidente del Consiglio che fa queste truffe proprio da bassa categoria, e questa gente risolleva la città che loro hanno raso al suolo. I 13 miliardi di euro di debito, come si ripiega il debito? Innanzitutto
innanzitutto io devo capire chi l'ha fatto, come l'ha fatto e chi sono i responsabili, e lì si può provare a intervenire. Cioè, banalmente, noi abbiamo scoperto, noi amministriamo Livorno, ci hanno attaccato per la richiesta del concordato preventivo sulla partecipata ai rifiuti tutta Italia, un giorno i sindacati hanno fatto lo sciopero e tutti i TG d'Italia per 3 giorni hanno parlato di Livorno. Perché? Perché il Movimento 5 Stelle è entrato dentro, ha dato un'occhiata ai conti, ha presentato il concordato preventivo, è stato accettato 2 giorni fa dalla magistratura, quindi avevamo ragione, e inizia a poter aprire gli occhi e vedere che c'è dentro le partecipate, perché io voglio capire che c'è dentro la partecipata di ATAC, che c'è dentro AMA, perché ce la prendiamo sempre, se la prendono i lavoratori, ma questi sono diventati tangentifici, poltronifici, sempre a disposizione della politica ma pagati da cittadini italiani. Questo che farà il Movimento 5 Stelle? Aprirà quei bilanci e verificheremo chi sono i responsabili, e i debiti a Roma li pagano coloro che non li hanno mai pagati, a cominciare al Partito Democratico, non li pagano i cittadini romani. Poi chiaramente sarà estremamente complesso, però bisogna capire chi ha fatto il debito, se ci sono derivati, se ci sono stati acquisti scandalosi appunto di prodotti derivati finanziari da parte dei precedenti amministratori di Roma. Questo va fatto. Il Movimento 5 Stelle entra dentro e vede con chiarezza quello che hanno fatto in passato e da lì prende delle contromisure. Ma dobbiamo ancora vedere come hanno ridotto quel bilancio, dobbiamo capire come hanno fatto a fare 13 miliardi di euro di debiti. 13 miliardi di euro è il costo più o meno della nostra manovra sul reddito di cittadinanza, e questi sono riusciti a fare 13 miliardi di euro nonostante Roma sia totalmente distrutta. Cioè, io vado in motorino, ho paura di cadere ad ogni buca, sto attento in questo modo, ti cascano gli alberi addosso, ci sono topi ovunque, la monnezza sta anche nei quartieri borghesi, quartiere Flaminio, Prati, monnezza, e in più ci sono pensionati minimi che rovistano negli secchi della spazzatura a Roma, con un problema sociale incredibile, privatizzazione degli asili nido, e poi parlano della tutela della famiglia questi cialtroni quando privatizzano gli asili nido, e nessuno si può permettere un asilo nido oggi a Roma, e parlano della tutela della famiglia, cialtroni, truffatori. Questo fa il Movimento 5 Stelle, se vogliono i cittadini romani scegliere 5 Stelle, se vogliono la continuità c'è il PD, c'è Bertolaso, mettono un uomo, ne mettono un altro, cambiano un volto, il PD è questo, il PD è quello che trucca le primarie qui a Roma, che mette le tessere false, questo è il PD, se i romani vogliono questo legittimo, lo scegliessero, ma poi che nessuno si lamentasse nei bar di mattina, questa città l'hanno violentata, perché sono complici pure i romani che rivotano quelli che hanno violentato la città. I dipendenti delle partecipate sono troppi? Secondo me no, secondo me sono troppi dirigenti. In AMSA a Livorno noi abbiamo visto, c'erano un dirigente ogni 4 dipendenti, tra l'altro manovrate e controllate dai sindacati queste municipalizzate. I sindacati devono tutelare il lavoratore, non devono essere i proprietari delle partecipate. I sindacati non tutelano più i lavoratori, guardate gli scandali degli stipendi vergognosi, la CGIL e il PD di fatto oggi sono la stessa cosa, la Camusso finirà qua in Parlamento, l'obiettivo della Camusso non è difendere i lavoratori, è finire parlamentare della Repubblica. E oggi i sindacati controllano le partecipate e hanno mantenuto debiti, e oggi la colpa la danno ai lavoratori. Non è vero che Roma ha questo quantitativo enorme di lavoratori. Bisogna tutelare i lavoratori anche con un reddito di cittadinanza comunale che noi abbiamo anche applicato a Livorno, e bisogna fare chiarezza: quanti dirigenti, che competenze hanno questi dirigenti, chi li ha piazzati, quanti ne ha piazzati Alemanno, quanti ne ha piazzati Rutelli, quanti ne ha piazzati Veltroni. La soluzione concreta è entrare e vedere sul serio finalmente noi come amministratori, come governo di Roma, e valutare la situazione, quello che abbiamo fatto a Livorno. Siamo entrati, abbiamo... Per me i raccomandati della politica, quelli che hanno utilizzato appunto le partecipate come poltronifici, devono andare a casa come politici. Certi funzionari di Roma, certi dirigenti di Roma sono responsabili del degrado di Roma, come i boss di Mafia Capitale e come i dirigenti del Partito Democratico, che poi spesso è la stessa cosa. Come ti spieghi che la gente non capire? Il sistema dell'informazione, ma avete visto? Ma voi vedete oggi come si comporta il TGU, che è diventato... Non ce l'ho con chi lavora al TGU. Ce l'ho con il direttore del TGU, che l'ha fatto diventare l'ufficio stampa di Palazzo Chigi oggi. Qua ci sono lavoratori del TG1 che io rispetto e ho sempre rispettato, ma è intollerabile vedere come il TG1 sia diventato, pagato dai soldi dei cittadini, l'ufficio stampa e presidente del Consiglio. Il direttore Mario Orfeo si deve ricordare che è un dipendente dei cittadini e non di Renzi. Quindi questo è il problema dell'informazione. I giornali li controllano di fatto, sono controllati dal sistema, e Renzi li fa ricatto: o seguite la mia linea oppure vi tolgo i quattrini pubblici. La RAI è in mano sua, ha piazzato direttori uomini suoi, e adesso per me tiene sotto ricatto i direttori dei principali
telegiornali dicendo occhio che io vi cambio, vi posso cambiare se non seguite una determinata linea. Si giocano al posto di lavoro queste persone. Mediaset e mana Berlusconi che fa finta di stare all'opposizione oggi, ma crediamo veramente, l'avete visto Barbara D'Urso con Renzi, TV commerciale Berlusconi, e pensate Berlusconi e Renzi stanno in contrasto uno con l'altro, ma pensate non è stato Berlusconi gli ha mandato prima Alfano e poi Verdini a Renzi? Ma ancora crediamo nella differenza tra PDL e PD dopo tutto quello che hanno fatto in questi vent'anni, dopo che la legge Fornero l'ha votata Berlusconi, la Meloni e il Partito Democratico? Oggi ricordatevi che la Meloni e Berlusconi hanno votato la legge Fornero. Oggi vanno a dire in giro che fa schifo la legge Fornero, giustamente l'hanno votata la Lega, in effetti non l'ha votata, ma Berlusconi e la Meloni l'hanno votata insieme al PD. Un consociativismo osceno c'è oggi. Se i cittadini se ne vogliono rendere conto, bene, altrimenti votassero Bertolaso. Io non posso fare di più di quello che sto facendo. Io ma di qui più. Ce l'hanno, l'esempio Comezzi, in 3 anni ha risanato i bilanci. Io lo dico, il movimento, io dico, non sarete sempre d'accordo col movimento, legittimo, eh? Alle volte abbiamo avuto delle posizioni magari non tutto uguali con voi, sindacato di polizia, per carità, su alcune cose non si è stato d'accordo, ma riconoscete l'onestà del movimento che entra qui dentro, si taglia gli stipendi, rinuncia ai rimborsi elettorali, presenta solo incensurati, è contrario a quelle manovre a tutela del grande capitale finanziario. Del capitalismo finanziario non c'è neanche più il capitalismo produttivo oggi in Italia, c'è il capitalismo finanziario, cioè la costruzione della nullità, del denaro che non esiste. Questo oggi è il paese. E il Partito Democratico è il cane da riporto del capitalismo finanziario. E fa delle cose che neanche Berlusconi si era mai immaginata di fare, ma con l'intelligenza di sinistra, tutta pecoronata a questo Partito Democratico, tutti zitti. Dov'è Benigni ora che sfasciano la Costituzione? Quando ci metteva le mani Berlusconi e la sfasciava, stava lì a fare i girotondi. Ora dove sta? Ora dove sta? E non si può continuare a dar retta pure a sto centrodestra, perché la Meloni, io lo so, voi, la Meloni, la legge Fornero, l'ha votata. E per me un parlamentare che vota una legge incostituzionale, che fotte i cittadini, i pensionati, è una che non si dovrebbe più presentare, dovrebbe chiedere scusa e dire io ho sbagliato, torna a fare un altro tipo di vita. Perché chi votare una legge incostituzionale per un politico è come, non lo so, un chirurgo che dimentica il bisturi dentro lo stomaco di un paziente. Io non mi faccio rioperare da sta persona, mentre noi ci facciamo riamministrare dai politici che hanno votato le leggi incostituzionali. Io non lo so, alle volte il popolo italiano proprio si abitua a qualsiasi porcata. Ecco, io non mi abito a queste porcate. Dateci una mano, dateci un'occasione a Roma, perché se vinciamo a Roma e l'amministriamo decorosamente, sto palazzo Chigi, che è diventato la sede di banca della banca Chigi, crolla. Crolla. Solo Roma e poi l'Italia intera. Però perdona, no, perché siamo sempre Roma, figli in ogni campagna elettorale durante le elezioni e poi subito dopo elezioni siamo orfani. Chiunque mi conosce sa che io sono 3 anni che giro tutte le piazze d'Italia il sabato e la domenica, non mi fermo mai. Per cui io la capisco questa tua perplessità, ma la devi dire a qualcun altro. E io qua non sono venuto a chiedere voti, io non mi candido a Roma. Non votate il Movimento 5 Stelle se non pensate a dargli una mano. Perché noi da soli non ce la facciamo qua dentro. Però io sono 3 anni che mi faccio il mazzo, quotidianamente, tagliandomi lo stipendio e girando tutte le piazze d'Italia. Qualcuno non è d'accordo con le mie posizioni, legittime, però sono posizioni mie oneste, del movimento onesto, sulla guerra, sull'Afghanistan, sulle tasse. Da quando siete all'opposizione, cosa avete fatto fino adesso? Per esempio l'ultima di questa settimana, se noi non avessimo bloccato la commissione del, come si chiama, finanze, oggi non c'era il passaggio dei mutui da 7 a 18, solo perché l'abbiamo bloccata, beccandosi tra l'altro 11 espulsi, la Boldrini ha mandati via 11 i nostri colleghi. E noi soltanto l'ultima settimana, se oggi si è passati da 7 a 18 in quel decreto che consente alle banche di beccarsi le case dei cittadini italiani senza passare dal giudice, per me va ritirato tutto quel decreto, è solo grazie all'opposizione durissima del Movimento 5 Stelle, grazie ai cellulari per far conoscere le informazioni, perché figuratevi se i TG nazionali fanno scrivono qualcosa, dicono qualcosa sul governo che si fotte i soldi dei cittadini. Questa, facciamo l'opposizione. Possiamo fare di più, sempre si può fare di più, però c'è pure bisogno di un popolo che ci dà la mano, perché io lassù ci sono andato per difendere la Costituzione beccandomi 60 giorni di sanzione occupando il tetto della Camera, e qua sotto eravamo 500, se fossimo stati 50.000 la ritiravano già. La legislatura, gli italiani dove arriveranno? Dove arriveranno? Insomma, infatti io, ragazzi, io sto a dire queste robe a voi, che voi manifestate sempre, cioè, sono 50 giorni che siamo qua, è come il, ma infatti lo so, è come il professore che se la prende con gli assenti parlando con voi presenti, no? È evidente, non ce l'ho con voi. No, però vedo ormai che la gente ingoia qualsiasi schifezza in Italia, tranquilla, lo fanno tutti, è il bail-in, questi salvano le banche con quattrini ai risparmiatori, correntisti, dicono ma mica tutti hanno 100.000 euro, ma perché se c'è una piccola impresa non c'ha 100.000 euro in banca?
Una cosa incredibile. E poi lo chiamano bail-in, perché se lo chiamassero salvataggio delle banche coi soldi dei correntisti, cazzo, i cittadini italiani si incazzerebbero e non sarebbe passato. Invece lo chiamano bail-in, che uno dice hanno approvato il bail-in. Che è il bail-in? Il genovese, il bail-in. È così. Bail-in. Il bail-in. Ma anche degli avvocati della Regione Lazio mi sembra un dato molto importante, no? Che il Movimento 5 Stelle con l'esposto sono usciti fuori questi avvocati che di fatto senza un concorso pubblico. Ora io non mi occupo lo sa di tutto, lei, no, cui certo, non so tutto. Però non senza un concorso pubblico di fatto sono stati inseriti nell'albo degli avvocati della Regione Lazio, quando tutti qui fanno tutti i concorsi certo, pubblici. Ecco, quindi questa cosa secondo me è una cosa che dovreste anche faremo vedere. Guardi signora, io le dico che ogni giorno succedono 4-5 schifezze e ogni giorno noi dobbiamo capire quale possiamo far uscire, certo, perché non è che certo, il sistema mediatico no, le presenta certo, tutte certo, perché se raccontasse tutte le schifezze oggi del Partito Democratico certo, neanche i parenti di Orfini voterebbero più certo, sicuramente, neanche i familiari sì, Orfini orfano è questo il concetto, per cui noi pure decidiamo, no? Questa settimana c'è stato questo decreto su mutui, certo, che cosa proviamo a far uscire fuori per provare, anche perché se lo fai uscire fuori c'è la possibilità di farlo bloccare sette rate con gente che ma sette rate anche non consecutive, cioè tu paghi per 20 anni sette rate in ritardo, hai questi sono capaci di portarti è una cosa incredibile. Io vado dentro a votare, scusate, scusa, tu hai avuto il coraggio di uscire, perché loro non escono? Vabbè, alcuni escono, io c'è qualcuno qua che non è del movimento e lo rispetto, però io non c'ho niente da temere, io sto facendo il mio dovere, so 3 anni che cammino tra i cittadini a testa alta e ho beccato soltanto 3 vaffanculi dai 3 anni, solo 3. Una lama, va bene. Poi. E poi pacche su persone che dicono io non sono d'accordo con te legittimamente, ma mi rispettano, perché io il mio dovere lo sto facendo. Io sto facendo il mio dovere. Infatti ho visto anche in Abruzzo. Sì. Io chiamo il 5 Stelle, adesso. Faccio mettere questo stato. Pensate alle vittime e la pena, il terzo grado per reati di una certa gravità, anziché rieducativa, facciamo l'espiativa, facciamo i cambi di lavoro. Perché oggi io sono sulle volante a Catania, se tu avresti qualcuno in carcere non ci va. E quando ci dovesse andare è tipo è un villaggio turismo, cioè non hanno più paura, non c'è la punizione. Non ci va nessuno. Io ho fatto ho cercato di iscrivermi, ho fatto una proposta dicendo che per reati di una certa gravità o dopo il terzo reato la pena deve essere espiativa, i campi di lavoro, tu devi guadagnarti quello che fai. Cioè se tu fai, anziché spesare su di noi, devi mangiare, ti devi zappare la terra, devi essere tu o fare qualcosa di socialmente utile. La vittima del reato che subisce una rapina deve essere indennizzata, non che noi sappiamo benissimo che chi, la maggior parte di commette reato non ha nulla e chi subisce reato non verrà mai indennizzato. Costringiamolo a lavorare un lavoro socialmente utile. Quello che tu percepisci lo dai alle vittime. Fatelo questa cosa che è importante. Ragazzi, però mi poi mi dite che non votiamo che sto assente. Ignorante come una capra della politica. Ci siamo fino a qua. Velocemente dico una cosa. Guarda, come la nostra priorità oggi è solo una. Oggi, in questo momento, a questo secondo. Che si parli di Gianni Tonelli, no, di quello che dicevi tu giustamente, sì, va bene, apposta, ora tu parlerai dei problemi della forza di sicurezza. Oggi a noi interessa, a tutti noi, e penso che qualcuno non mi può smentire, che si parli di un uomo che per 48 giorni non è stato calcolato dal Presidente della Repubblica. Ce la fai a garantirci questo qua, che tu dirai queste parole lì? Onestamente, io non garantisco le cose senza prima confrontarti col tuo, perché se ora ti vengo a dire che te lo garantisco, però faccio io le questo, oggi abbiamo bisogno di questo, poi okay, da domani in poi tutto questo che avete detto io la richiesta mi arriva. Noi abbiamo bisogno oggi di avere una risposta. Io la richiesta mi arriva, devo capire se l'intervento in aula sulla guerra in Libia, che è un intervento che faccio io come schizzo, è quell'intervento per me più adeguato, e questa è pure una valutazione che io legittimamente non ho il dovere di farlo. Non devi insegnarti niente, però se ci vogliamo infilare questo è chiarissimo. Grazie. Questo è chiarissimo. Avanti così, questo ci interessa. Buona giornata.